noi protestiamo contro un documento di programmazione che non tiene in assoluta, in alcuna considerazione le nostre richieste e le nostre istanze. Questa classe politica che tanto si prodiga a dirsi disponibile per agire su quelli che sono i problemi dell'infermieristica, delle ostetriche, dei medici, nei fatti non ci ascolta nemmeno. Pensate che noi sono mesi che non riusciamo a parlare con i referenti istituzionali. Pensate che ci sono 20.000 infermieri italiani che sono stati costretti a scappare a causa di stipendi che gridano vendetta. Siamo sull'orlo della soglia di povertà. 1.500 euro per un infermiere laureato che ha anche 20 anni di servizio, che fa doppi turni, che vede le ferie sospese, rinviate, che non ha più una famiglia, perché siamo quelli che hanno il più elevato tasso di separazione e divorzio proprio a causa di ospedali, di strutture sanitarie che ci assorbono completamente. Ebbene, questi sono i problemi reali. Rispondete a chi vi accusa di strumentalizzare la rivolta sociale come gli altri scioperi di quest'autunno. Ma la vera rivolta sociale la dovrebbero fare i pazienti di oggi e di domani, che non avranno più un sistema di cure quando non ci saranno più soldi per la sanità. Io mi aspetto che oggi in piazza, oppure nelle prossime volte, accanto a noi medici, accanto agli infermieri, ci siano anche i pazienti giovani che oggi sono in buona salute, ma domani senza un sistema di cure non ci sarà nessuno che gli garantirà lo stato di salute. Questi medici oggi non possono essere qui a scioperare, non possono essere qui perché il loro sciopero è stato revocato in quanto non sono considerati servizio sanitario nazionale. Questa differenza di trattamento, questa differenza di inquadramento fa sì che un giovane neolaureato, neospecialista, nel momento in cui deve scegliere dove lavorare, non sceglie di andare all'INAIL e nel giro di 6 mesi, 12 mesi, già siamo al 50% dell'organico, arriveremo a livelli di organico che non ci consentiranno di garantire i cittadini. È un'aspirazione fare il medico? Allora, diciamo che rimane comunque uno dei mestieri più belli, ok? Il discorso è che essere innanzitutto sfruttati, coprire i turni che alla fine, diciamo, diventano molto pesanti, non va più bene. Spingerci a scioperare per avere ciò che ci spetta di diritto. Fino a quando volete mantenere gli ospedali sulla nostra pelle, sui nostri sacrifici? Noi non siamo più disponibili. Noi diciamo basta, ora basta. Che si sono sbagliati, che ci siamo e che vi faremo vedere cosa saremo capaci di fare.